Ragazzi, sono dentro un cofano di una Jaguar da 9000 giri. Luca e Mirko, buona giornata ragazzi. Ciao Frank. Io quando vedo queste scatole già mi, mi esalto. Eh. Dal booster, il chip box, vuol dire che ci avete... Ci avete lavorato, ma so che ci sono anche delle novità di cui non abbiamo sì, mai parlato relativi a questi sì, prodotti. Sì, 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 qua ne, ne facciamo talmente tante, ormai sono, sono tre anni che lavoriamo con questo sistema che è l'alternativa alle centraline fatte via seriale, eh, è un'azienda eh, veneta con la quale collaboriamo molto bene, devo dire ci seguono molto da un punto di vista tecnico, da un punto di vista proprio di mh, eh, nuovi modelli, devo dire un'ottima un partnership, credo che siamo... Dovremmo essere l'azienda più prolifica a livello di numero di centralini in Italia. Questo grazie anche a noi. Eh? Questo, questo anche ovviamente. grazie. molto bene. anche a noi. Va bene, va bene, va, va bene, dopo allora, questa marchettona, <ride> eccoci. Allora, parliamo del, di questa macchina, questa qua è una Jaguar e -Pace un 2000 turbo diesel, il eh, cliente ci ha chiesto il solito discorso, la massa è importante, il eh, rapporto peso-potenza ampiamente migliorabile, eh, cosa facciamo per ovviamente eh, incrementare le prestazioni e non toccare e non avere rischi sulla garanzia della macchina, ovviamente il discorso della Seletron, eh, come abbiamo spiegato tante volte. Eh, quindi mh, adesso qua non riesco a farvi vedere dove è stata posizionata, ah trovata? è trovata? Orca Miseria, era proprio nascosta Beh, dentro insomma, nei mezzi. Se ne sai una più del demonio: cioè una molletta lì no? Qui viene Perfetto. sganciata. Quindi le, le, è già stata montata. L'inserimento cioè il montaggio è molto semplice. Mirko ormai è diventato un maestro in tal senso, eh, quello che si ottiene è un incremento di coppia di potenza e la, diciamo il vantaggio. Notevole quello che prima di andare in concessionario il cliente sfila la sua bella centralinetta, sgancia il connettore, inserisce il tappo di chiusura circuito e la macchina ritorna a funzionare esattamente come prima. Per cui dovessero attaccarsi alla diagnosi, dovessero fare qualunque tipo di controllo, non, non possono, fra virgolette, contestare nessun tipo di modifica elettronica. E questo è fondamentale appunto su macchine di qualunque genere, non solo le Jaguar cioè ne facciamo tante perché non è detto che macchine, sì, la, 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 diciamo l'affidabilità, la è comunque migliorata tantissimo però qualche rogna qualunque tipo di vettura in questo caso è meglio che tedesche italiane francesi giapponesi non si, si può lazione, escludere. non si può escludere per cui bisogna sempre mettere il cliente eh, fuori da ogni rischio di perdere la garanzia perché va bene incrementare la potenza ma se dopo uno su una macchina di questo genere perde la garanzia e ha dei, diciamo, da fare un lavoro di qualche migliaio di euro dopo credo gli che tocca mettere mano portafoglio. Esatto, esatto, ma c'è una novità però, mi sì, dicevate, la novità Sì, questa... ecco, la novità riguarda, questo abbiamo montato il, il, la centralina e poi mh, contestualmente abbiamo cambiato anche la reattività del pedal acceleratore con questo pedal booster. Allora, in, tutti, in questo caso eh, diciamo che abbiamo fatto la novità, l'abbiamo applicata in maniera parziale, la novità è quella che entrambe le, i dispositivi... Le, le dispositivi da pochi mesi a questa parte possono essere anche gestiti tramite app, cioè si scarica mm. l'app del, della centralina e si scarica l'app del pedal booster e il cliente può intervenire modificando beh, il pedal booster per forza che sono i quattro settaggi, quindi lì cambia unicamente il fatto che non ha più il tastierino, come abbiamo fatto vedere, qui agisci direttamente dal, agisci cellulare. Direttamente dal mm. cellulare. Infatti, dentro il, il, ah, non eh, ce più il non hai più il tastierino, okay. mentre sulla parte elettronica del, della centralina la centralina fino a se stessa rimane, perché chiaramente mm -hmm. quella deve rimanere, quello che cambia è il fatto che entrando tramite app nel programma uno può cambiare il settaggio, cosa che prima si poteva fare, ma il cliente doveva portarmi la centralina, dovevamo smontarla, eh, ricollegarla col computer e fare un settaggio diverso. Adesso è il cliente è, che ha… È autonomo. È autonomo, non, cioè non è che è lui che cambia i settaggi, no. li abbiamo preimpostato due o tre settaggi diversi Bene. in maniera tale che lui si può gestire la cosa un po' come gli susser pedal booster, cioè il, 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 le, la progressione va dal city al race dove c'è un, 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 un cambiamento quasi eh, totale tra, tra il più blando e quello più spinto. Quindi okay. diciamo che la tecnologia anche in queste cose che se vogliamo sono banali, però va incontro a quelle che sono le esigenze del cliente, e il fatto che uno se lo possa gestire autonomamente non è una cosa di Bello. poco conto. Direi che è un'ottima soluzione, non male. Grazie per averci aggiornato. Adesso andiamo dentro. Sì. Sul ponte c'è una piccola belva: sì, 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 una sì, belletta. Sì. Abart, uno dei pezzi più amati da, da una clientela molto ampia, giovani e non solo, perché sì. dà quella, quello spirito, quell'emozione. E qua cosa avete fatto? Perché se è su vuol dire che avete lavorato sotto. Sì, qua abbiamo. Allora, anche in questo caso, ci cioè, arrivano macchine che non è che iniziano sempre da zero con noi, sono macchine dove hanno già, magari già fatto altri lavori, o perché le hanno preso usate, o perché hanno fatto altri lavori da altri. Morale della dalla favola che questa qua la prendiamo in mano, l'abbiamo presa in mano adesso per la prima volta e eh, abbiamo cambiato il terminale di scarico, quindi il classico come dire, lavoro step 1. Di solito uno fa centralina, terminale, filtro aria, pedal bus, cioè quelle 3-4 cosine che rendono queste macchine qua più sportive, più brillanti. Poi sono macchine generalmente guidate da, da ragazzi giovani. Quindi um, il, il, uno dei lavori più richiesti è quello di andare a modificare il terminale. Il terminale avete montato Luca? Questo abbiamo montato il solito Ragazzon, quindi omologato, lo si vede dal, nei due barellutini, cioè sia la versione tutto tubo, quindi che eh, elimina questi due silenziatori. Ma omologato? Non è omologato, okay. non è omologato. Sia la versione omologata, tanto è vero che questa ha la sua placchettina e poi forniamo al cliente il diciamo il certificato di omologazione che diciamo al cliente deve tenerti eh, a, bordo. Eh, a bordo della macchina per fare un, diciamo, tecnicamente o burocraticamente parlando, bisognerebbe con quel foglio di omologazione andare in motorizzazione e farcelo riportare sul libretto. Questo diciamo che sarebbe il completamento di una procedura. Però, già il fatto stesso di avere in macchina l'omologazione del produttore dello scarico dovrebbe, secondo me, già limitare molto i rischi di, di, di contestazione nel caso in cui uno venisse fermato. Quindi, questo è un classico eh, prodotto, anche qua italiano. Con uscite da 102 mm uh, esteticamente un ottimo lavoro bello, bello, bello. Uh, adesso casomai Mirko lo la sentiamo. scende come si suol dire la, ecco, la tanto, con lo ecco tanto per far vedere un attimino la differenza questo è il silenziatore <coughs> originale quindi la parte che eh, silenzia è tutto questo trapezio rispetto alla situazione che ci troviamo adesso quindi al posto che questa, questo trapezio abbiamo unicamente questi due piccoli cilindretti quindi è chiaro che eh, la sonorità rimane diciamo è sempre silenziato però la differenza adesso sentiamo un attimo il, il sound è abbastanza è an anche perché il cliente aveva già fatto una, una modifica anche sull'anteriore quindi quello che adesso sentiremo come sound non è quello della macchina stock con unicamente il silenziatore ma è il silenziatore con già una modifica fatta uh -huh. quindi adesso lo sentiamo adesso la macchina è fredda quindi si sente relativamente però rispetto alla no, no, percezione subito Molto più piena, molto più corposa. Grazie Mirko. Mi piace questo borbotto ai bassi, eh, è bello. Questo è un appunto che io faccio, diciamo, perché anche lì è una questione di gusti, è una questione soggettiva. A volte ci capitano queste macchine qua dove i clienti liberano tutto lo scarico. Se tu le senti, come giustamente dice Mirko, sembra dei traghetti. Non mm. so se presente sì, sì. quando vai a Venezia, senti questi ecco, questo rumore che è veramente imbarazzante. Adesso a Milano ce ne sono parecchi che l'hanno fatto, ma, sì, è, ma, ma poi è fastidioso anche ma dopo no, Ma ce l'ha. Io ci sono cascato anch'io, ricordo io sì, tutto, sì, no, 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 certo, non certo, certo cioè, ho ma questo un... Perché il problema che è che è una linea di scarico molto corta quindi tu fai eh, delle modifiche su una linea di scarico che è veramente mh, limitata, breve, cioè. limitata nei momenti in cui vai a toccare appunto anche un solo silenziatore lo fai con un tubo diretto questa qua fa un, una, una, una contropressione che è veramente cioè, non dire, è un latrato troppo troppo, 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 troppo per cui i primi dieci giorni, la prima settimana che bello, che bello, che bello, gli amici, il bar tutto quello che vuoi, dopo un pochino bar? Quando, come... quali bar? Sì, bar. No, sei bar Cazzo, <ride> Quelli bar. che erano i vari esatto, esatto. E, dopo un po', no, non ce la fai più. No, fai dopo più. un po', ti, ti rompe le balle e cosa fai? E torni indietro. Quindi, noi come diciamo tante volte, a volte i clienti vanno anche un po' istruiti perché la maggior parte delle, delle persone che vengono vanno per sentito dire o perché leggono su sui vari blog, i forum, le cose vengono ci fanno delle richieste che a nostro giudizio sono sbagliate o perlomeno vanno, vanno riviste corrette allora ogni tanto dobbiamo veramente istruirli e cercare di fargli capire ma anche a volte contro il nostro interesse nel senso che non fare questa cosa qua perché ti può portare a delle, dei problemi eh, di diverso tipo di solito ci, sta, ci, ci stanno a sentire di solito poi ogni tanto qualcuno fa il di testa se non ti ascoltano li menate perché no, esatto. è successo quello che gli legnavo. Legnavo. menare dei clienti esatto. perché non no, li teniamo in ostaggio la macchina <ride> Noi, non gliela, gliela, diamo noi gliela diamo più <ride> e, e così. però ecco il mondo delle, delle, delle preparazioni non è eh, come dire, va anche interpretato in maniera, eh, come dire, non dico educativa, però eh, vanno anche spiegate determinate cose. Questa è la, la, la differenza che passa tra un eh, rivolgersi a un centro di professionisti, cioè un centro che abbia comunque una certa esperienza, piuttosto che fare le cose in cantina, magari consigliate da mi cugino, certo. che si mette lì con il tubo della stufa dove vengono fuori delle robe che sono certo. imbarazzanti. Cioè. Guarda, ti lascio con un aneddoto che è venuto in mente adesso sul discorso del troppo rumore che dopo ti stanca io ricordo una cena che feci all'Estoril all'epoca del motomondiale, era ancora sì. motomondiale, e la Ducati allora era di, del dottor Bonomi, no? Sì. Che adesso ha sì. Martin, sì, per sì, cui sì, insomma, sì, sì, non sì. uno che ha dei problemi a fare e mi raccontò a me e agli altri Due commensali che eh, aveva appena preso una Maserati, che poi faceva guidare dal suo, dal suo autista. E dice: No, oh, voglio rumore, voglio rumore. La Maserati non mi ricordo che modello fosse e aveva fatto lo scarico fa, la vero. prima settimana impazzivo La settimana dopo fa, ho dovuto tornare a rimetterla come prima no, perché no. non ce la facevo sì, più sì, dal sì, rumore sì, impazzito. Sì, per sì, cui sì. questo è il concetto. Vedi che però a ogni step, a ogni livello no? sociale, no, così, no, le, persone, di prima chi si casca esatto. Ma di prima chi tu rumba? Perché io fatto 100 quelle che sono le richieste. Sembrano che al di là della centralina, che forse rimane semplice, la potenza motore, il, la Seconda richiesta è sempre la questione sound. sullo scarico, il sound, cioè per l'italiano eh il sound è proprio lo, lo cattura in maniera eh, quasi, quasi, quasi magica, capito. Quindi eh, lì bisogna fargli capire: attenzione che in questo caso. allora di solito li si porta sempre <coughs> almeno sulla su ricetta che abbiamo mh, così sperimentato più volte. È quella di, di far montare al cliente un terminale sportivo omologato, come in questo qua, in maniera non libero, e poi al limite di andare a togliere, mm. magari o, o contestualmente o in un secondo tempo, nel caso in cui la, la macchina ce l'abbia, il silenziatore centrale. Allora, abbiamo visto che più o meno sulle diverse tipologie di macchine, questa accoppiata, cioè terminale sportivo ma omologato, quindi ancora silenziato e un centrale diretto. Ti dà un buon sound non eccessivo, non ti mette a rischio nel momento in cui vieni fermato. A meno che uno non si sdrai sotto la macchina, vede che manca il brillottino del centrale, però veramente ci cioè devi beccare mm -hmm. um, fin troppo zelante. Fin la troppo gente troppo zelante, per cui il rischio è veramente molto, molto limitato. E lì hai il giusto la giusta calibrazione, per okay. cui di solito la gente Perfetto. segue questo. questo grazie, molto, Luca, consiglio. grazie, Mirko. Ci Bene. vediamo alla prossima da 9.000 okay. euro. ciao, ragazzi. Ciao, Frank.